C'era qualcosa che non andava, ma ad ora dovrebbe andare tutto bene. Quindi vediamo un po'. Per esempio, oh, sicuramente non c'era palla di fuoco, quindi ci diamo una campanellata. E madonna, enorme. Lama doppia, magari un po' meglio come moveset. Ma insomma, no, loro meglio che li lasciamo stare. Lui, a parte vendere, qui ha di solito la titanite, che sarà gemma vitale, va bene. Oh no, è arrivato fin qui il maiale. Aspetta, non siamo messi benissimo, però direi di andare. Iniziamo con di qua, che è anima del putrido. Ma come? La usiamo, perché tanto non possiamo farci le armi dei boss o cose del genere. Adattabilità, la possiamo aumentare. Sembrerà tanto, 20 livelli praticamente buttati, ma è così, purtroppo funziona così Dark Souls 2. Non sono buttati, aumentano le schivate, aumentano la velocità di bere, per esempio, le Estus, e via così. 20.000 anime, o quasi. Qui, scrigno, globo dell'occhio rosso, vabbè, ok. Non tutto sporco, aia. Anima del vecchio mazzadraghi, per esempio. 10.000. Pensavo di più. Facciamo così, anche se non potremmo ancora usare le armi, ovviamente. No, facciamo tempra. Fino a 8 e teniamoci un po' di anime. E qui per forza continuiamo a correre per ora, perché è dura. Aia. Aia il gioco che va a scattino. Frammento di Estus, questo viene bene. Anello del drago, aia. Se no possiamo sempre andare nei posti vicini a Majula, perché da qui, oltre a dove siamo andati di là dall'uomo con la spada, si può andare anche di qua. E ho capito, tutte ste ossa di drago, però tutte le volte. E niente, sempre roba che non ci serve nell'immediato. Aiuto. È l'adattabilità, eh sì. Spada di Dranglake, attenzione. No, niente, andiamo a prendere altra roba qui. Aia. Ma neanche così tanto danno in realtà. Tipo qui. Effigie, vabbè, però io non posso rischiare la vita per un'effigie umana, scusami. Non facciamo arrabbiare nessuno. Aiuto, è la fine, mi buttano giù. Alabarda elicoidale, scommetti che non la possiamo usare? No, torniamo alla foresta, perché sennò qui è veramente la fine. Di là ci sono delle cose, il problema è che mi seguiranno tutti. Va bene, ma guarda te, ora sto gioco cosa ti mette addosso. Vediamo un po', ti prego. Vabbè. Ah, c'era anche l'anello del drago dormiente che avevamo trovato, è vero. Ci stiamo infilando in 800 trappole, ma non so in che altro modo potremmo fare, quindi Kilt di Agdane, subito. Dammi solo un attimo, ce lo mettiamo. Kilt di Agdane, eccolo qua. E qua? Freccia magica, niente. Aiuto. Belle schivate, complimenti. Sì, ma se sto qui mi insegue fino alla morte. Anima di grande eroe? Aha, 20.000, esatto. Usiamo anche queste. Prendiamo la chiave. E uno di questi. Lucertola che non prenderemo mai. Ma tanto non gli faccio niente, quindi. Anello delle spine. Lastra di Tanite. Osso di drago, vabbè. Stai lì. Terzo anello del drago e anima morente. Ok, qui da dove si saltava più. Così? Perfetto. Scudo di Dranglake. Oh! Guarda che muoio. Sono in Fetrol pure. Andiamo prima di qua. Non ho saltato perché non avevo stamina, perché non stavo correndo, non lo so nemmeno io. Grazie, arrivederci. Va bene. Riproviamo. Eccoci qui. Basta con ste ossa di drago, ma che è? Sempre ossa di drago pietrificate ovunque. Oh, mazza dell'arroganza. Buonanotte, mi serve anche la fede per questa, ma stiamo diventando un chierico senza volerlo. Perfetto, è andata. Va bene. Sì, ma crescono sugli alberi questi qui. Ok. Guanti del re.
sono meglio, pesano decisamente di più, però lo prendo e vado indietro perché qui sennò è la fine. Oh no, apri, entra dentro, chiudi. Non è andata bene, non è andata per niente bene. E ora siamo in trappola. Porca miseria. Niente. Che roba. Parma solare. Almeno pesa meno. In teoria manca quello scrigno. In pratica, magari ci torniamo quando possiamo almeno colpire i nemici in modo decente. Tra l'altro proviamo la mazza, perché va bene che faranno tutte cagare le armi che non possiamo usare, ma... vedi? È molto meglio di quella di prima. Però almeno riusciamo a batterli. E se riusciamo a batterli, anche con poco danno, si possono fare grandi cose. Quindi in realtà io direi di andarlo a prendere. Ah, attenzione, potrebbe rovinare tutto? Come no? A due mani? Si può? Ah, si può a due mani. Oh, beh, non droppatemi niente, vi prego, perché ora che c'ho una cosa decente. Va bene, non mi lamento di certo. Pesa una tonnellata, però va bene. Oh no, come elmo da cavaliere di Hyde. Fat Troll incredibile, bello, però. Ai. E... frammento di titanite, va bene, guarda, meglio così che un'arma di nuovo che non possiamo usare. Ah, ci siamo persi anche un oggetto un po' più indietro, mi sa. Allora lo andiamo... sì, muoio. 100% che muoio, ma... certo. Sì. Armatura del fante vuoto. Mi è sempre sembrato questo uno di quei giubbotti imbottiti, no? Con i quadratini. È proprio quello. Cenci da prigioniero, niente. È già da togliere il giubbotto, purtroppo. Non è male, però, come stile. Con l'elmo e a petto nudo con la gonna. Con la gonna, vabbè, col kilt da guerriero. E la spada e lo scudo. Non è mica male. Sembra un personaggio vero, quasi. Ha fatto la scivolata con le ginocchia per terra come i bambini ed è morto. Era questo, però, l'oggetto, va bene. Effigi che, tra l'altro, io userei. Che, a parte che ne abbiamo tante. Primo. Secondo, siamo mezzi morti, sono morto 2 o 3 volte, quant'è? Piovono cadaveri. Pugno d'osso... Andava così bene con questa spada. Almeno posso fare le mosse di lotta... anche se in teoria non dovrei saperlo usare. Ah, c'era uno scrigno qui, è vero. Ci servono le torce, però comunque non penso che la sprecherei qui. Seme del fuoco, anima morente. E allora scendiamo. Scendiamo, andiamo avanti. Perché gli sono andato addosso così? Sto facendo una randomizer, se magari sto attento. Porta fortuna del drago, bene. Va bene. Mi fai salire, per favore, grazie. Basta colpirmi, però. Sì. Già. Capita. Succede. Scudo piccolo da chierico. Oh. Possiamo usarlo questo? No, perché serve destrezza, ovviamente. No, c'era qualcosa là, aspetta. Morirò, sicuro, però almeno prendo questo. Polvere riparante. Vabbè. Per forza. Va bene. Niente, vi lascio mentre combatto, perché qui sennò non finiamo mai. Speriamo che vada un po' meglio e che troviamo un'altra arma decente che si possa almeno usare. Datemi pure un riscontro, aiuto, su qualsiasi cosa, che sia il video, che magari mi dite no, va a scatti, no, è bassa risoluzione, anche se non dovrebbe esserlo in teoria, o l'audio, qualsiasi altra cosa, o anche in generale come sta andando, come... insomma, se vi piace, ecco qua, io rimango a morire contro di lui.